Buongiorno a tutti, buona domenica a tutti i telespettatori di Fano TV. Siamo in diretta qua da Viale Gramsci perché sta per partire, proprio sono gli ultimi minuti, gli ultimi preparativi per partire alla grande sfilata del Carnevale dei Bambini e sono loro i veri protagonisti. Come vedete qua proprio dietro me ho maestre Pie Venerine di Marotta con una bellissima mascherata che dice frutta e verdura grazie a madre natura. Sono tutti questi bambini vestiti da ortaggi per ricordare che mangiare bene è importante. Ecco, allora io volevo fare due parole anche con una mamma. Sì. Una mamma, il tuo nome? Greta. Allora, questa mascherata, da come è nata, qual è l'idea un po'? Allora, l'idea è quella appunto del mangiare sano, visto che comunque durante tutto l'anno scolastico seguiamo questo programma, scuola la frutta la mattina e niente, quindi abbiamo deciso di portare anche qua l'esperienza di tutto l'anno. Perché non è sempre facile far mangiare i bambini la frutta, la verdura. Chissà che con questa mascherata un po' non aiuti un po'. Esatto. Con il divertimento loro sono più contenti di mangiarla, insomma. Io voglio andare anche a dire qualche nome velocissimo, perché poi ci spostiamo. Noemi, Laria, Damiano. Ok, allora, noi ci prepariamo, gli lasciamo spazio perché è arrivata la banda e quindi è arrivata la banda, parte ufficialmente la sfilata di questo Carnevale dei Bambini e vediamo una cosa molto curiosa. Ci sono le allegre Grazielle, questa, venite pure avanti perché non possiamo bloccare la sfilata, anche noi cerchiamo di farne parte e soprattutto di raccontarvi questa mascherata molto molto particolare, perché sono Grazielle, vero? Esatto, sono Grazielle, vengono da tutta Italia, è una cosa bellissima e siamo contenti di essere qui a Fano, a questo fantastico carnevale. Ecco, è il primo anno, lei da dove viene? Io vengo da Peso, questo, per me il primo anno è una cosa fantastica. Allora, quante siete, quante Grazielle sono? Saremo una quindicina all'incirca. Bene, bene, allora buon carnevale! Grazie, a tutti e voi, buon carnevale a tutti e partecipate che è una cosa bellissima. Benissimo, buon carnevale a voi, facciamo vedere queste Grazielle che scorrono su Viale Gramsci, naturalmente non potevano che essere mascheratissime. Addirittura anche i Minion in bicicletta. Volevo fare un prelievo, ragazzi? Qui, attenzione, vogliono fare un prelievo. Lo volevo fare un bel prelievo, ecco qua. Dai, vieni qua. Qui, ragazzi, lo scherzo giustamente all'ordine del giorno. Invece qua dietro alle mie spalle è prontissima la mascherata direttamente da Montegranaro, se non sbaglio. A giudicare dai colori sembra la mascherata di Montegranaro. Allora, ragazzi, intanto il vostro nome? Francesco. Francesco e? Federico. Allora, primo anno al Carnevale di Fano? No, secondo. Secondo anno. Quest'anno avete fatto un qualcosa di particolare sull'arte, se non ho letto male. Sull'arte e sulla musica. Ecco, come mai questa idea? Ma guarda, io non lo so. A me mi hanno chiamato a partecipare, però so che c'è un ragazzo che è responsabile. Sì. Ne approfittiamo per far vedere tutta la mascherata. La facciamo vedere tutta, eccolo qua. Lui giustamente altissimo, dalla sua imponenza ci spiega come mai quest'anno la mascherata sull'arte. Niente, tutti gli anni cerchiamo sempre di trovare un tema del genere. Tutti gli anni cerchiamo sempre di fare temi belli e divertenti, molto colorati, infatti potete vedere ci sono molti colori, dal blu al rosso, bianco e niente, cerchiamo di divertirci e ballare finché possiamo. Soprattutto la bellezza delle arti come il teatro, la musica, la pittura, che un po' diciamo danno una grande armonia a quella che è la vita. Ma è il nostro paese l'arte, la pittura e la musica, il teatro, quindi potevamo solo vestirci così. Benissimo, quanti ragazzi siete? Guardi, oggi siamo un po' a corto, però ne siamo una quarantina. Benissimo. Buon carnevale anche a voi, buon divertimento. Grazie altrettanto. La sfilata sta continuando, ci stiamo preparando per partire ufficialmente e alle mie spalle finalmente possiamo presentare ufficialmente quello che è il pupo del 2016. Re Carnevale alla Fano dei Cesari, è sbarcato finalmente il pupo 2016 che dà il via appunto a questo Carnevale dei Bambini in questa domenica 24 gennaio 2016. Ci dà il via Cecchini. Ti mettono dentro loro. Sono tutti pronti qui. Mettili a due per carne. Noi facciamo vedere il pupo 2016
E qua a fianco a me abbiamo il presidente dell'ente carnevalesca, che ormai diciamo sono giorni che non dorme, ormai ha preso residenza direttamente in Viale Gramsci. Ieri la grande partenza con la corsa degli uomini nudi, oggi carnevale dei bambini. E senz'altro baciati dal sole questa prima domenica di carnevale. Siamo tutti abbastanza tesi, sta andando veramente bene, già Viale Gramsci vedo tutto pieno di gente. Che dirvi, cari amici fanesi e non fanesi che ci state guardando, buon carnevale a tutti, non mancate, è anche caldo, pensate un po'. E soprattutto oggi pomeriggio gli appuntamenti saranno tantissimi, e soprattutto anche per l'altra domenica. Quindi... mi raccomando, dalle 15 in poi, dopo i tre botti, esploderà il carnevale di Fano. Amici, buon carnevale, a risentirci, a presto! Lasciamo i suoi lavori il presidente, perché è sempre in elaborazione, sempre giustamente di corsa, perché non è facile coordinare un po' il tutto. Io vedo Nino Bonazzelli, un attimo solo, ecco, lui è un po' il responsabile del carnevale dei bambini. Proseguiamo insieme, ecco, anche quest'anno tantissime scuole, tantissime associazioni hanno voluto aderire al carnevale dei bambini. Sì, veramente, è stata una bella partecipazione, siamo molto contenti che ci sono anche delle bellissime mascherate che rappresentano il senso del carnevale, veramente molto bello. Benissimo, allora buon carnevale anche a Nino Bonazzelli, che è vicepresidente dell'ente carnevalese, che è un po' colui che coordina il carnevale dei bambini. Ancora a fianco a me abbiamo le grazielle che sono un'altra novità di questo carnevale 2016, e la sfilata prosegue. Facciamo attraversare le bici, perché poi volevo far parlare anche qualche bimbo mascherato, perché finalmente a Viale Gramsci si tinge di colori, perché i bambini sono tornati a mascherarsi al carnevale. Allora, se il cameraman mi segue, ho trovato una bella famiglia mascherata, siamo in diretta su Fano TV. Allora, intanto volevo, salutatela che vi stanno guardando in diretta su Fano TV, finalmente troviamo un po' di maschera al carnevale. Già. Allora, che cos'è? È una giraffa. La giraffa sì. Di Madagascar, magari. Già, bravo. E abbiamo anche il leone, abbiamo vinto. Anche il leone, poi invece... la savana. Invece qua vedo una bella principessa. Sì. Direttamente da Frozen? No, principessa. La principessa. Lei piange perché vuole andare sul carro. Giustamente, i bambini sono attirati dal carro, poi questo è il pupo di quest'anno. E quindi, benissimo, buon carnevale. Grazie, buon carnevale. Grazie mille, ci vediamo. Vediamo. Allora, ci siamo, prosegue la sfilata e, come leggiamo dal titolo, no cupcake, no carnival. Questa è la mascherata dell'associazione Laboratorio Geniale, il laboratorio del carnevale. I cupcake, che sono un po' i protagonisti di questa mascherata, e soprattutto vediamo che ci sono dei bambini vestiti da pinguino, e io voglio sentire un po' di nomi. Allora, se il cameraman mi segue, la sfilata è partita, non è facilissimo. Allora, ho trovato il gufo, continua comunque a camminare, perché non possiamo fermare la sfilata, ma l'intervista al gufo mi mancava, le avevo fatte tutte, ma l'intervista... Allora, come si chiama questo gufo? Lisa! Lisa? Allora, dentro com'è, caldo? Si sta benissimo! Allora, il gufo ci fa un bel giro e ci saluta Fano TV in questo modo, benissimo! È passato il pesce Nemo, sono passati i pinguini, e poi come tutti gli anni me li inseriscono apposta nella sfilata, perché io non sono altissimo, ma d'altronde a carnevale ogni scherzo vale, e ogni anno è sempre questa la sfida di riuscire a fare l'intervista. Allora, come si sta lassù, com'è il tempo? Il tempo qua è molto freddo, ma poi ci si scalda. Vuoi anche sapere chi siamo? Allora, noi siamo due piccoli alti bambini che vanno in visita ai parchi della Romagna, e siamo in visita oggi a Fano. Grazie! Ciao, buon carnevale! Ciao anche a voi! Naturalmente il collegamento con i parchi della Romagna, perché anche quest'anno il carnevale di Fano è affiliato ai quattro parchi. Come vediamo appunto questo carro, Aquafan, Oltremare, l'Acquario di Cattolica, l'Italia Miniatura. Per tutti
tesserati dell'ente carnevalesca, ma anche per coloro che compreranno il biglietto della lotteria, ci saranno appunto delle agevolazioni. Tantissimi bambini vestiti, ma soprattutto io vedo una maschera carinissima, quindi chiamo il cameraman perché qua c'è una bimba veramente carinissima. Allora, ciao, il tuo nome? Raffaella. Com'è? Raffaella. Raffaella. Raffaella, ma quanto sei bella, facci un bel giro, facci vedere che abbiamo anche le ali qua, facci un bel giro. Ma sei bellissima, sei una farfalla bellissima, guarda Raffaella, dici guardando là che ci stanno guardando da casa, quanti anni hai Raffaella? 4 anni e già sei venuto al carnevale. Ti piace questo carnevale? È bello? Ci fai un bel saluto a Fanno TV che ci guardano da casa? Ciao Raffaella, buon carnevale! Ciao! Naturalmente salutiamo anche la mamma. E andiamo avanti con un'altra novità di quest'anno, perché è il Carnival Street Band Jazz. È un carro molto particolare perché quest'anno ci sarà in estate un collegamento tra quello che è il Festival Jazz e il Carnevale di Fano. Come vedete, naturalmente non poteva mancare un carro a tema, e qui vediamo proprio una street band, una tipicissima band jazz che sta suonando. Naturalmente tutto questo grazie ai nostri maestri carristi, e godiamo un po' di immagini di questo carro perché è veramente molto particolare. Sembra che queste figure stanno suonando veramente. Abbiamo trovato altre maschere carinissime. Vieni pure. Allora, chi abbiamo qua? Una principessa? La principessa che si chiama? Arianna. Poi invece qua abbiamo? Che è vestito da? Capitan America. Da Capitan America, degli Avengers. Allora Manuel, quanti anni hai? Facci un saluto a Fanno TV. Ciao bimbi, buon carnevale! E noi proseguiamo, se riusciamo, se il cameraman riesce, perché c'è passata a fianco una mascherata particolare, cerchiamo di andarla a trovare. Si tratta di una mascherata che richiama un po' i valori dello sport, perché tutti pensano che lo sport serve soltanto per aggregazione, magari non può centrare con carnevale. Non è vero, perché quest'anno lo sport è arrivato e sbarcato anche al Carnevale di Fano, perché loro ci tengono ai valori dello sport e hanno portato questa bella mascherata. Allora, facciamo vedere intanto quali sono un po' i protagonisti. Ragazzi, fatevi vedere, siamo in diretta su Fanno TV, metti pure il cappello, metti pure. Allora, Orange Basket, poi abbiamo invece anche Fano Rugby. Non mancano le società sportive fanesi che hanno voluto portare il loro supporto al Carnevale di Fano. Il soggetto a cui si sono ispirati i ragazzi del laboratorio. Allora ragazzi, camminate pure, perché non possiamo fermare la sfilata. Chi abbiamo? Vediamo un po' se riesco a capire. Non possiamo fermare la sfilata. E io mi sono intrufolato qua in questa mascherata con due ragazzi del Fano Rugby, giusto? Sì. Il vostro nome, ragazzi? Riccardo. Riccardo e? Mattia. Allora, voi siete proprio dei rugbisti che stanno crescendo. Allora, com'è questo rugby? Bello? Sì. È più facile una partita di rugby oppure sfilare qua al carnevale? Partita di rugby. Sì? Sì. Sì, perché tutti ti guardano, tutti mi stanno guardando. Allora ragazzi, buon carnevale anche a voi. Poi naturalmente ci si vede oggi pomeriggio, non si può mancare, perché sapete, no, come funziona il getto, i carri grandi che arriveranno. Benissimo ragazzi, buon divertimento e buon carnevale. Ragazzi che hanno collaborato ad organizzare la mascherata legata alla parte e i nostri trampolieri. Io trovo un'altra maschera veramente carinissima, e questa la voglio dedicare a tutte le bambine che sono appassionate di Frozen, perché qui, se non sbaglio, abbiamo Olaf, giusto? Direttamente da Frozen. E dentro Olaf chi c'è? Il tuo nome? Matteo. Allora Matteo, che vedo che è un Olaf però che gioca a tennis, vero? Sì? Dove giochi a tennis? Non lo so, però...
Allora, è un po' emozionato perché insomma venire al carnevale, essere intervistato col vestito da Olaf, io ti volevo fare i complimenti perché è veramente come l'originale. Allora, direttamente da Olaf, se ci fai un saluto a tutti gli appassionati di Frozen, facci un bel saluto. E buona continuazione, buon carnevale a voi. Scusate, ma qui una maschera dietro l'altra non è facile, perché qui abbiamo addirittura un astronauta della NASA al carnevale di Fano. Quest'anno ci stanno stupendo. Allora, è sbarcato dalla Luna, come si chiama? Alessandro, direttamente dalla Luna. Com'è lassù il tempo nello spazio? Bello. Da dove viene Alessandro? Da Fano? Sì. Quanti anni ha Alessandro? 7. Oh, lo sai che lì ci stanno guardando da casa? Allora, ci dici qual è la cosa che ti piace di più del carnevale? Quindi benvenuti, un applausone. Le caramelle. Sport e la fantasia. Allora, richiudiamo il casco e lo rispediamo sulla Luna. Alessandro, buon carnevale. I bambini riescono a divertirsi. Perché nel frattempo sta arrivando un'altra mascherata particolare. Che avevamo visto prima. Si stavano preparando. Mangiare bene. Perché ci hanno detto che è importante mangiare sano, è importante mangiare bene. Bravo. Ecco, allora qui abbiamo un babbo e una mamma che stanno portando giustamente il frutto del loro amore, perché si può dire così. Allora, il vostro nome? Francesco. Francesco, che porta la bimba? Angelica. Che è una fragolina, sì. Fragolina. Poi invece c'è mamma. Mamma Lucia. Coltivano i frutti con un'altra del loro amore. Con Maddalena. C'è un ananas. Bravo. Allora, quanto è importante l'alimentazione per i bambini? E dirlo anche qua al carnevale. Molto, molto. Questo è il vestito più azzeccato, l'alimentazione è il vestito più azzeccato. Benissimo, allora voi venite direttamente da Marotta, giusto? Marotta, bravo. Benissimo. Allora, com'è questo carnevale? Quest'aria un po' fredda, ma l'avete riscaldato voi con questi colori. Sì, questo è un bel carnevale, oggi fortunati dalla giornata, abbastanza calda, bene. Sole. Allora, buona continuazione e buona sfilata. Grazie. Buona sfilata. Allora, qui abbiamo tanti piccolissimi protagonisti, io direi di fare una bella carrellata perché veramente rendono l'idea. Vediamo fragole, mele, carote. Per una volta gli ortaggi e le verdure vanno d'accordo con i bambini. Ma io vedo qua una famiglia stupenda, vestiti da cowboy e indiani. Non mi potevo non fermare perché veramente sono stupendi. Allora, qui abbiamo un piccolo cowboy che si chiama... Troppo emozionato. Come si chiama? Tommaso. Invece la mamma e il papà? Katia. Fabio. E poi abbiamo? Valentina. Allora, io ve lo faccio i complimenti perché siete bellissimi vestiti così. Questa idea di cowboy sceriffo contro indiani. Sì, così, per rimanere in tema, abbiamo fatto cowboy indiani, c'è la ballerina, molto bella. Ci vorrebbe Viale Gramsci tutto pieno così. Noi siamo in diretta da Fano TV, vi ringraziamo, buon carnevale a tutti. Stanno scorrendo le mascherate di Montegranaro, come sempre coloratissimi. Olimpia Ginnastica ed è ispirata proprio al nostro manifesto del Carnevale 2016. Ok, tra l'altro le bambine... E mi intrufolo anche io nella sfilata. Tra l'altro hanno organizzato una coreografia... Non sono un bambino, ma sto aspettando una mascherata che vedo là in lontananza, che richiama un po' il manifesto di quest'anno, il manifesto del Carnevale di Fano, che tra l'altro ha fatto parlare parecchio, tutti l'abbiamo visto con questa ragazza rivoltata a richiamare un po' il ribaltamento che c'è appunto nel Carnevale. E siamo in compagnia di Olimpia Ginnastica Cucurano, che hanno proprio preso spunto dal manifesto. Come vedete, sono vestite dalla ragazza del Carnevale, che appunto è testimonial appunto del manifesto. Sono in compagnia della responsabile di questa mascherata. Ciao, il tuo nome? Silvia Tecchi. Ciao Silvia, allora l'idea è venuta fuori appunto guardando così occhio dal manifesto di quest'anno. Esatto, ci siamo ispirati ovviamente alla pubblicità del Carnevale 2016 e abbiamo pensato che le nostre bambine
con la ginnastica artistica, ruote, capriole, potessero così mettere sotto sopra il mondo dei dolci. Loro il ribaltamento lo fanno parecchio. Esatto, esatto, sì sì sì, adesso loro si divertono, l'abbiamo fatto anche l'anno scorso ed erano contentissime di tornare. Ci vorrebbe appunto Viale Gramsci pieno di tutti questi colori, perché veramente esatto, sono loro poi i veri protagonisti del carnevale. Sì sì, certamente. Grazie Silvia, buon carnevale. Grazie, ciao. Allora qua continua la sfilata e vediamo che ci sono dei bambini, e tra i bambini ci sono dei bambini un po' cresciuti. Sono dei bambini un po' cresciuti perché loro sono dei bambini dentro e sono stati inseriti in questa mattinata, in questa mattinata, perché vediamo appunto i colori senza tempo. A volte le parole non bastano. Allora, siamo in compagnia di Deborah De Angelis, l'abbiamo riconosciuta tutti, ma per tutti quelli che magari ancora non ti conoscono, chi siete voi? Noi siamo gli anziani della Casa per Anziani Famiglia Nova, che si trova qua a Fano in via Malvezzi. Quest'anno tutti vestiti d'Arlecchino. Sì, perché ci piaceva l'idea di portare i colori, perché i colori non hanno tempo e non hanno età, e anche noi insomma abbiamo delle età importanti. E giustamente, perché siamo un po' tutti bambini. E certo, il carnevale ci fa tornare tutti più giovani. Ecco, allora Deborah, io quasi ti chiedo, ma non è che magari c'è qualche nonno che possiamo intervistare così in questa mattinata? Perché abbiamo intervistato tanti nipotini, certo, perché tanti bambini, adesso vogliamo intervistare anche un nonno. Ne abbiamo tanti, ma in particolare io ti farei parlare con Pierino, che ha compiuto 100 anni da qualche mese, per cui... Allora Pierino deve andare in diretta. Vediamo di raggiungere Pierino. Eccolo, andiamo pure avanti perché non possiamo fermare la sfilata. Allora, siamo in compagnia del signor Pierino. Allora, il signor Pierino di quanti anni? 100. 100 anni. Allora, noi siamo in diretta su Fano TV e volevamo fargli prima di tutto i complimenti, perché arrivare a 100 anni non è da tutti. In persona, 100 anni. E quest'anno vestito d'Arlecchino anche al carnevale. Ma teniamo le feste. Bene, bene, allora ci saluta Fano TV che ci stanno guardando, e facciamo quattro chiacchiere anche con la figlia, giusto? Certo. Ecco, com'è sfilare al carnevale? È bellissimo, lui è contento, quindi sono contenta anch'io. Non mi sono potuto festeggiare un traguardo così importante come i 100 anni in questo modo, credo che sia una bella... Bellissimo, bellissimo, grazie. Bene, allora facciamo passare anche questa mascherata. La sfilata scorre. Sta arrivando anche un grande carro che ormai è diventato un altro simbolo del carnevale fanese. Lo vedete alle mie spalle. Tedagel Brudet, ecco, per chi è fanese sa benissimo che ha una doppia valenza, vuol dire sì, ti do il Brudet, ma vuol dire anche insomma occhio, perché arrivano le botte. Questo è stato anche il simbolo naturalmente del Festival del Brodetto, che è sempre collegato appunto col carnevale di Fano. Ma vediamo, ecco, un altro protagonista di questo carnevale dei bambini, l'assessore Cecchetelli. Ecco, allora, un Viale Gramsci gremito, e credo che sia una bella soddisfazione per un amministratore. Sì, è bellissimo vedere oggi tanta gente già di prima mattina. Sicuramente il tempo ci ha graziato anche questo carnevale, perché a volte succede che è bagnato, quindi è bello vedere questa manifestazione che cresce sempre di più ed è sempre più sostenuta anche dalla nostra amministrazione, perché è una manifestazione a livello nazionale ed è stato anche a livello internazionale che viene proposto. Soprattutto quest'anno c'è stato finalmente un contributo da subito, senza tanti tiri e molla. L'amministrazione ha voluto credere fermamente sul carnevale di Fano. L'amministrazione ci ha creduto molto, ha sovvenzionato subito questo evento in anteprima, anche perché chi lavora deve stare tranquillo nei propri impegni che deve prendere, perché anche per una miglior riuscita della manifestazione. Quindi noi sosterremo e ci daremo da fare per avere tutti i riconoscimenti possibili che questo carnevale può avere, perché è un fiore all'occhiello per la città di Fano. Bene, grazie assessore, buon carnevale anche a lei. Allora la sfilata sta continuando perché sta arrivando, scusate ma qui d'altronde siamo in diretta, non è facilissimo, sta arrivando il baule dei balocchi, che è un'altra mascherata direttamente da Acqualagna.
Beh, un baule che si apre e col baule aperto escono fuori tantissimi giochi, tantissime sorprese, comprese delle majorette. Allora, qui vedo tre figure, scusate, posso venire nel mezzo, andiamo pure avanti, camminiamo, perché noi ci siamo presi per mano, perché qui abbiamo trovato niente un po' di meno che Pinocchio. Come si chiama Pinocchio? Il tuo nome? Alessio. Hai detto una bugia, no? Il tuo nome è vero. Perché Pinocchio sai che dice un po' le bugie. Tu no, invece. Allora, qua invece abbiamo due pezzi di Lego, giusto? Tutti abbiamo giocato con le Lego e quindi non poteva mancare una mascherata del genere. Allora, il vostro nome, ragazzi? Enrico. Enrico e? Riccardo. Enrico e Riccardo. Buon carnevale a voi e anche a Pinocchio. Grazie. Ciao. Andiamo avanti con la sfilata, ma soprattutto andiamo avanti a far parlare un po' le maschere, perché qui vedo delle bambine addirittura vestite da Elsa di Frozen, giusto? È giusto? Il tuo nome? Ciao. Come ti chiami? Diglielo. Giulia. Come ti chiami? Giulia. Giulia. Giulia, ma sei bellissima vestita da Frozen. Fatti vedere, perché lo sai che anche io ho una nipote che è appassionata di Frozen e questo vestito è bellissimo. Fatti vedere i guanti che si accendono. Anche i guanti che si illuminano, noi questo facciamo vedere perché non ce l'hanno tutte le principesse di Frozen. Queste sono le maschere del carnevale di Fano, ma soprattutto vediamo qua un'altra protagonista coloratissima. Ciao, il tuo nome? Clara. Com'è? Clara. Ciao Clara. Allora, siamo in diretta su Fano TV. Che bello, C'eri mai stata in televisione? Sì. Meritavi, no. Perché vestita così sei veramente bellissima. Facci un bel saluto. Grazie. Facci un bel saluto. Perché è arrivato il baule pieno di giochi, pieno di marionette addirittura. Allora, voglio finire anch'io tra una marionetta e l'altra. Scusate, fatemi spazio. Allora, continuiamo a camminare perché non possiamo fermare la sfilata. Allora, il vostro nome? Antonella. Allora, la marionetta Antonella, poi? Franca. Martina. Direttamente da? Acqualagna. Acqualagna, perché è un baule pieno di balocchi e tra tutti questi balocchi è venuta fuori questa marionetta. Come è venuta fuori questa idea? Ma l'idea è venuta fuori guardando un po' così un vecchio baule della soffitta e quindi l'abbiamo ritirato fuori. E molte volte le idee più semplici sono quelle che portano... Esatto, hanno portato un po' di colore, un po' di vecchi balocchi rispolverati e tirati fuori. Bene, buon carnevale marionette, buon carnevale a voi tutta Acqualagna. Ecco che sta passando il carro dell'oratorio La Stazione di Cucurano, dove vediamo coloratissimi bambini da Arlecchino e da Pulcinella, perché a Cucurano si sente forte il carnevale. La sfilata sta proseguendo, ecco ancora che passano marionette e soprattutto stanno per rigirare, quindi adesso piano piano ci riportiamo al pincio. È stata veramente una mattinata molto 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 particolare, ricchissima di maschere e ricchissima di tanti bambini finalmente vestiti. Lo posso dire questo perché vedere un Viale Gramsci così colorato non è da tutti. Ecco che si sta per ripartire con il ritorno della mascherata del carnevale dei bambini e vediamo qui un bimbo coloratissimo con tanto di mamma e papà che non volevano l'intervista. Allora, mamma e papà che si chiamano? Erika, Igor e il piccolo? Yari. Ce lo dici? Come ti chiami? Di un po' come Naya. Ti chiami? Naya. Bravo, ce l'ha detto, vestito da un clown bellissimo.
e soprattutto vediamo altri protagonisti, perché qua abbiamo Andrea Vitali di Avis, l'abbiamo riconosciuto, buongiorno. Con tanto di animale a seguito, perché oggi è anche un carnevale animal friendly. Sì, sì, la sensibilità del carnevale di Fano nel dedicare uno spazio ai nostri amici a quattro zampe è unica, quindi si evidenzia proprio l'amore per la città attraverso questi piccoli gesti. L'amore che ci danno loro lo contraccambiamo oggi con il carne. Ma sì. questo cucciolone, come si chiama, quanti anni ha, che razza è, soprattutto, allora, perché io non sono molto... Allora, lui è un bimbo di meticcio fra pastore maremmano e lupo italiano, si chiama Aaron, è 7 mesi, portati bene, e oggi festeggia per la prima volta il suo carnevale di Fano. Bene, bene, allora buona sfilata Andrea, soprattutto buona sfilata anche al tuo cucciolone, diciamo così. Buona sfilata e buona giornata a tutti, e complimenti per l'iniziativa del carnevale per i cani amici a quattro zampe. E soprattutto ricordiamo, come sempre, Avis è sempre presente, bisogna dire. Quando vediamo Andrea Vitali noi ricordiamo anche Avis. Dirò in anticipo una cosa, che Avis si sta muovendo anche per i nostri amici a quattro zampe. E non diciamo di più. Non diciamo niente. Di più. Grazie Andrea, buon carnevale. Grazie. Allora continuiamo, perché la sfilata continua, e soprattutto io voglio presentarvi tante maschere, perché ci sono tantissime maschere. Ecco qua, allora, scusate bambini se vi interrompo, siamo in diretta su Fano TV. Io vedo delle maschere bellissime, si viene qua anche Spider-Man, perché sono bellissimi. Allora abbiamo Spider-Man che è tutto coperto, e come si chiama questo Spider-Man? Nicolas. Ma hai le ragnatele anche, facci vedere com'è che fa Spider-Man con le ragnatele. Ah, allora proprio sei veramente Spider-Man, quello vero. Quanti anni ha Nicolas? 4. 4 anni. E invece qua abbiamo un altro Avengers, giusto? Oh, ecco, arrivano i coriandoli da Cappuccetto. Vieni, vieni, vieni pure, vieni pure. Allora, questo Avengers che si chiama? Iron Man. L'abbiamo riconosciuto tutti, metti la maschera Iron Man, facci vedere com'è Iron Man con la maschera. Eccolo qua, guarda là, ecco, allora adesso Iron Man ci dice come si chiama. Il tuo nome? Leonardo. Com'è? Leonardo. Allora, quanti anni hai? 4. 4 anni, ci fai un bel saluto da Iron Man, perché è il saluto di Iron Man. Ciao, buon carnevale. Ciao, buon carnevale. Ciao. Allora, tanti bimbi, vieni pure, loro che mi tiravano i coriandoli, Allora, come si chiamano? Anna. Vestita da Frozen. E poi invece qua abbiamo un bellissimo gnomo, giusto? Un bellissimo gnomo, vieni qua. Guardiamo là e di forte il tuo nome. Come ti chiami? Brontolo. Brontolo, è il nano Brontolo, perché giustamente i nanetti erano tanti. Bellissimo, complimenti per questa maschera. Sta per continuare la sfilata, il ritorno qua al carnevale di Fano. Vediamo, andiamo a cercare ancora qualche maschera, perché veramente quest'anno gli Avengers vanno per la maggiore. E a proposito di Iron Man, Capitan America, abbiamo trovato anche Thor con tanto di martello, giusto? Allora guarda là, perché allora abbiamo visto prima i tuoi compagni, c'era Iron Man, c'era Capitan America, ci mancava Thor, perché è importante che c'ha la forza con questo martello. Come fa Thor? È forte? Chiama tutti i venti? Come ti chiami? Antonio. Quanti anni ha Antonio? 5. 5? Cos'è la cosa che ti piace di più del carnevale? Guarda là, che stanno guardando là. Le caramelle? O i carri? I carri. Però anche qualche caramella. Oggi pomeriggio arrivano tante, eh? Ci vediamo anche oggi pomeriggio al carnevale. Ciao, buon carnevale. E a proposito di supereroi, abbiamo anche un bel Spider-Man, che non poteva mancare. E andiamo alla ricerca ancora di altre maschere, perché la sfilata sta per ripartire. Noi continuiamo a essere in diretta. Non è facile districarsi, perché Viale Gramsci è veramente gremito. E siamo in compagnia, non l'abbiamo vista prima perché sono arrivati direttamente dalla piazza, ma siamo in compagnia con la banda Città di Fano, che anche quest'anno non poteva mancare a aprire il carnevale di Fano, e soprattutto con l'uomo, personaggio storico che ormai apre le sfilate. Allora, come va questo carnevale? Per ora sembra benissimo, tempo buono, cosa vuoi di più? Meglio di così? Meglio di così si muore. La musica buona, quella della banda. Musica quella è indiscutibile,
Benissimo, allora buon carnevale. Grazie anche a voi. Allora, quest'anno è anche il giorno del carnevale animal friendly e vediamo infatti che ci sono i nostri amici a quattro zampe che sono vestiti, perché anche loro sono i protagonisti quest'anno del carnevale. Allora, il nome del cane? No, neanche su. Nami. E il cane come si chiama? Che razza è? No, il cane Nami, è un bastardino. Però gli avete voluto mettere un po', sì, una bandiera alla Gran Bretagna? Sì, sì, sì. È la figlia. Bene, bene, bene. Allora, buon carnevale, che è anche animal friendly. Allora, qui abbiamo trovato un bimbo, scusate un attimo, siamo in diretta su Fano TV, abbiamo trovato un bimbo che è vestito da Minion e ha il pallone dei Minion, giusto? Come ti chiami? Giacomo. Giacomo, guarda là che ci stanno guardando da casa, sicuramente ci sta guardando anche nonno e nonno dal divano di casa. Fagli un bel saluto. Un po' emozionato Giacomo, non era mai stato per televisione, non ti preoccupare. E qui ancora vediamo principesse su principesse che ci tirano i coriandoli. E la sfilata sta per ripartire e soprattutto anche i bandisti non mi sembrano proprio bandisti molto seri, perché qui veramente ce n'è uno più matto di quell'altro e soprattutto mi permetto di disturbare questa bandista che si è vestita da Pemaia. Una bandista da Pemaia non l'avevo mai vista. Non l'avevo mai vista, ma ci sono anche le api nella banda. Allora, siamo in diretta su Fano TV. Sì. Per il pubblico che ci sta ascoltando da casa, un motivetto veloce veloce col sax. No, lo facciamo quello che viene viene, una cosa, no, velocissima. Cosa vuoi suonare? Veloce veloce. Suona con me, anche lui. Allora, facciamo un bel duetto dedicato al pubblico che ci sta guardando da casa, su Fano TV. Un veloce veloce, due sax. Questo si chiama improvvisare. Niente, la banda è questa. E la banda è questa, lo spirito del carnevale è questo. Sta per ripartire la sfilata e io direi di continuare ad andare a cercare quali sono le maschere più colorate di questo carnevale. Vediamo se riusciamo a trovare qualche maschera che si nasconde. Eccolo qua, io l'ho trovato uno. Vieni pure, non aver paura. Allora, cercavo una maschera bella e colorata e ho trovato te. Come ti chiami? Manuel. Manuel, viene da Fano? Sì. Sì? Quanti anni hai, Manuel? Sette. Sette, oh, io vedo che tu non hai paura della telecamera, tu parli tranquillo. Chissà che verrai a lavorare anche tu a Fano TV prima o poi. Ti piace? Sì. Oh, questo carnevale com'è, bello? Sì. Sì? La cosa che ti piace di più del carnevale? I carri. I carri. E tu sei vestito da, invece, oggi? Gormito. Da gormito. Ah, io non l'avevo riconosciuto, perché quando io ero piccolo ancora i gormiti non c'erano. Bene, quindi io sono appassionato dei gormiti. Piacciono? Diciamo, sì. Allora, direttamente dal gormito facciamo un bel saluto a chi ci sta guardando da casa. Ecco qua, grazie, buon carnevale. Allora, tra l'altro, ecco qua, attenzione, perché qui vediamo un personaggio dietro l'altro, è un arbitro che mi ha ammonito. Lui ha ammonito soprattutto dopo due cartellini gialli. Rosso. Dopo due cartellini gialli arriva il cartellino rosso. Ecco. Lui è l'arbitro del carnevale e ha detto che adesso siamo espulsi, non ce n'è più per nessuno. Allora, il signor Massetti, l'organizzatore della Graziella, sono io l'organizzatore. Benissimo, allora prima abbiamo fatto un'intervista, abbiamo visto tantissime Graziella, per il primo anno al Carnevale di Fano. Sì, primo anno, è stata una malsenata, mal pensata, ma per vedere di fare qualcosa di meglio, qualcosa di particolare. Bene, bene. Non so se è riuscito o no questa manifestazione. Sicuramente ci siete riusciti, perché le Graziella, sì, le Graziella, diciamo che tutti almeno in casa abbiamo nel garage di casa, sì, una Graziella. Ecco, allora. E vederla al carnevale è sempre un'emozione. Volevo dire che speriamo che la manifestazione è riuscita, che per il prossimo anno, bene, forse la facciamo un po' meglio, perché è stato un po' all'ultimo, bene, momento. Bene, bene, bene. Però grazie anche a Forbici, perché senza lui non avrei fatto niente. Molto bene, grazie e buon carnevale. Grazie anche a voi.
E ci hanno raggiunto dalle mie spalle, vedo, mi metto nel mezzo se è possibile, se sono degno di venire nel mezzo, perché qui abbiamo i signori del carnevale, chi sono? Sì, siamo i signori, sì, più che del carnevale, della sfilata in Graziella. Abbiamo aperto questa nuova, così, colorita pedalata. Mi dispiace che bisogna lasciarvi. Bene, bene, la sfilata è partita, quindi anche noi non possiamo fermare, perché devono partire con le loro grazielle, e facciamoli vedere perché veramente sono coloratissimi. Abbiamo addirittura una Pippi Calzelunghe. Pippi Calzelunghe al Carnevale di Fano. Andiamo pure avanti. Grazie. Pippi Calzelunghe al Carnevale di Fano. Bellissimo, molto bello. Piaciuto. Noi le facciamo i complimenti per veramente questa mascherata perfetta. Il cavallo è scappato, proprio dietro l'asino. Ha detto il cavallo no, ma l'asino c'è. Buon Carnevale. Abbiamo trovato una bimba stupenda che merita un'intervista in diretta su Fano TV. Siamo là in diretta su Fano TV. Allora, se il cameraman riesce a seguirmi, eccoci qua, sta arrivando il carro. Allora, la piccola Matilde, vero? Matilde, sì. Matti, guarda. Ci fai un bel saluto? Fai grrrr. Addirittura ha fatto vedere anche come fa veramente questo tigrotto. Sì. Buon carnevale. Grazie tanto. E andiamo a conoscere anche un altro protagonista dell'ente carnevalesca di Fano. Allora, il consigliere Filipponi, che oggi ha voluto mettere degli occhiali per vedere meglio. Allora, come sta andando questo carnevale? Benissimo, alla grande, sole, gente a volontà, tutto bene, speriamo oggi pomeriggio. E se questo è solo l'inizio, non posso immaginare cosa può succedere oggi pomeriggio. Ah, speriamo bene. Bene, bene, allora Daniele, buona continuazione. Grazie. Che voi avete sempre da fare. Allora, io ho visto un altro bambino, perché io mi avvicino e i genitori si scansano, però dobbiamo farli vedere perché è veramente troppo carino. Allora, come si chiama? Alessandro. Quanti anni ha Alessandro? Ma 16 mesi. 16 mesi, è già il carnevale di Fano. Sì. Allora, mamma e babbo direttamente da Fano? Sì. Sì, sì. Allora, com'è questo carnevale? No, dai, bello, bello. È divertente. Soprattutto per i bambini. Allora, ecco, già che ha preso familiarità col microfono, vedo. Ecco, allora, ha scelto la mamma il vestito? Tutti e due. Ma tutti insieme. E due, dai. Allora, ci fate un bel saluto, che ci stanno guardando da casa, siete in diretta. Viva il Carnevale di Fano, e soprattutto viva il Carnevale dei bambini, che sono loro i veri protagonisti. Postare tutte le vostre foto su Instagram e Twitter con l'hashtag Carnevale di Fano 2016. Ecco che arrivano e scorrono ancora le maschere di questo carnevale dei bambini. Il padre arriva, no? No cupcake, no carnival. E queste sono le maschere del laboratorio geniale. Allora, se mi permettono questi pinguini, mentre proseguiamo, non abbiamo paura, posso venire in mezzo a voi? Benissimo. Allora, proseguiamo questa sfilata. I pinguini come si chiamano? Perché prima vi siete scappati. Lisa. Lisa, poi? Kleber. Poi? Maria Carla. Maria Carla. Asia Andrea. Martina. Allora, adesso facciamo una cosa per il pubblico che ci guarda da casa. Vediamo se questi pinguini fanno le cose tutti insieme. Allora, al mio tre facciamo un bel saluto forte, forte, forte a chi ci sta guardando da casa, ok? Un ciao forte, eh? Allora, uno, due, tre. Ciao! Capitanata dalla banda. Allora, facciamo proseguire la sfilata. Nel frattempo passa anche Nemo, il protagonista che abbiamo conosciuto tutti quanti. Perché ci hanno detto che stanno per arrivare anche il carnevale degli animali. Sembra che stanno raggiungendo anche i nostri simpatici amici a quattro zampe, che si sono voluti mascherare anche loro. Ecco che sta per arrivare nel frattempo ancora
il carro nuovo di quest'anno dedicato al jazz. E siamo in compagnia del protagonista vero di questo carro, perché finalmente quest'anno Carnevale e Jazz si sono messi insieme grazie anche alla tua inventiva, al tuo genio. Ma sì, diciamo che c'era questa idea nell'aria di un gemellaggio con Fano Jazz, allora io ho preso la palla al balzo e ho ideato questo carro insieme a Gianluca. Bene, bene. Io ho sempre questa bella domanda da fare ai carristi, ma come viene fuori la passione? Cioè, quando è che hai capito che potevi fare questo mestiere così particolare? Ma questa è una domanda difficile, viene così, è venuta all'improvviso e mi sono buttato su questo lavoro che è molto divertente e anche appagante. Bene, bene. E noi fanesi ti ringraziamo, perché veramente questi sono veramente il frutto della fantasia fanese, siete un bel orgoglio per la nostra città. Grazie, grazie mille, buon carnevale. Buon carnevale anche a te, grazie. Ecco che va avanti la sfilata e io vedo tanti bimbi schierati e appena passa questo carro voglio fare una bella intervista a questi bambini. Venite pure. Ecco che ci saluta il Carnival Jazz. Ed eccoli qua. E io sono in compagnia di altri protagonisti, perché come vedete quest'anno in Viale Gramsci è come giri un attimo, come fai due passi incontri tanti bambini. Allora bimbi, il vostro nome? Linda. Linda, che cos'è? Una strega, Linda? Sì. È una strega. Una strega buona però. Sì. Poi che abbiamo? Allora ecco qua, abbiamo una tartaruga ninja, vero? Come si chiama tartaruga ninja? Guardiamola, guardiamola. Ecco qua. Poi che abbiamo? Il vostro nome? Alice. Alice che è vestita da? Belle. Da Belle. Ah, e poi abbiamo? Livia, vestita da Elsa. Ah, vestita da Elsa. Allora, bimbi, voglio fare questa prova anche con voi. Allora, ci sono stati altri bambini, sono stati bravissimi prima. Allora, al tre, ci dite forte, viva il carnevale, ok? Al tre, Allora, uno, due, tre. Viva il carnevale! Bravissimi, fatevi un applauso, siete veramente bravi, fatevi un applauso. Bravi bimbi, naturalmente come sempre salutiamo anche i genitori che si prestano e stanno ballando e stanno dando allegria al Sambodromo Fanese i ragazzi di Montegranaro, che sono veramente instancabili. Con il ritmo del mismo sol stanno ballando i ragazzi di Montegranaro, che come sempre si distinguono per l'allegria, per i colori e per il divertimento che portano in Viale Gramsci. Ecco il cameraman che è pieno di maschere, prego di raggiungermi piano piano se ce la fa tra una maschera e l'altra, non è un lavoro facile. Ecco il ritmo delle maschere di Montegranaro ed è bellissimo passare in mezzo a questi colori, e questo è un po' il passare in mezzo al Carnevale di Fano. Ciao! Fantasia e sport e fantasia. Continuano a scorrere i colori, le maschere del Carnevale, ed ecco che rincontriamo, le avevamo viste prima, l'Olimpia Ginnastica Cucurano, le bambine del nostro manifesto del carnevale di quest'anno che ci salutano. Ma che belli e che buoni i bambini. Ecco il cameraman che passa proprio in mezzo alle mascherate.
non è un lavoro facile, ma tra una maschera e l'altra, tra un colore e l'altro riesce a passare. Ed ecco che ancora troviamo e salutiamo i nostri nonni che passano nella sfilata. E volevo far parlare un arlecchino che ci saluta. Un arlecchino che ci saluta qua. L'abbiamo capito. Mangiare sano, non è capito. E di genitori con tanto ardore come abili contadini. Ecco che facciamo passare i nostri arlecchino. Che loro sono i bimbi dentro. Tutti siamo bimbi dentro, soprattutto quando siamo al Carnevale di Fano. E mentre i carri stanno passando io trovo altri due bimbi, e li devo far andare in diretta, perché io quando vedo delle belle maschere le voglio far andare in diretta. Allora bimbi, siamo in diretta su Fano TV, come ti chiami? Samuel. Samuel, guardala, guardala che ci stanno guardando, Samuel. Chiari. Vestiti da? Tartaruga Ninja. Da Tartaruga Ninja, allora come si chiamano le Tartaruga Ninja? Io perché non mi ricordo tutti. Leonardo. Leonardo, poi? Raffaello, Michelangelo e Donatello. Perfetto, io non me li ricordavo tutti, li sei ricordati? Splinter. Il capo Splinter, perfetto. Sei veramente un grande. Batti 5 perché li hai saputi tutti quanti e buon carnevale. Anzi, tiraci vai un po' di coriandoli. Fai vedere un po' come sai fare una vera tartaruga ninja, tirare i coriandoli forte forte qua. A chi ci sta guardando a casa? Ecco qua, messo di qua. Tira forte questi coriandoli, bravo. Buon carnevale. Bravi, bravi, belli, bravi. Oh. Allora, prima sono passate un po' troppo veloci queste mascherate, ma adesso finalmente io posso fare dire anche i nomi di tutte queste maschere mentre camminano, mentre passeggio. Ciao Laura. Anna. Buon carnevale. Grazie anche a voi. Ecco le bamboline che passano, le bamboline di ceramica, le marognette che abbiamo salutato poco fa, le giostre, addirittura i carion, passano qualsiasi cosa dentro questo baule. Manifesto del Carnevale di Fano 2016. Benvenuti, benvenute all'associazione Olimpia. E finalmente troviamo una bella famiglia di Arlecchino, finalmente. Oh, le vere maschere, quelle del carnevale che c'era una volta. Proseguiamo pure perché non fermiamo la sfilata. Allora, Arlecchino che si chiama? Fabio. Fabio, poi abbiamo? Isabel, Roberta e Lorenzo. E Caterina ce l'abbiamo sopra il carro. Tutta la famiglia mascherata, coloratissima. Che bello vedere le famiglie così al carnevale. Grazie, grazie, sì, va bene, è un divertimento, lo facciamo per i bambini, per tutta la città, è una cosa bella. E lo facciamo anche un po' per i grandi, perché sì, ci fa. Sì, anche per i grandi, come no, anche bene, per i grandi. Allora, buon carnevale anche a voi. Grazie, grazie a tutti. Prosegue, passa il carro dell'oratorio, la stazione di Cucurano. Coloratissimo. Ricordiamo. Con tanto di Arlecchino e Pulcinella. Il mercato delle erbe, c'è il palaprodetto, gustatevi il prodetto alla fanese, ricetta unica di Fano, talmente importante che Fano ha realizzato un festival che è diventato internazionale di prodetto e allora, di pesce. Quindi ragazzi, diventate insieme alla Moretta anche il prodetto. Sta scorrendo il carro dell'oratorio alla stazione di Cucurano. Questo carro ci ricorda. E noi andiamo su, proseguiamo questa sfilata perché almeno andiamo a presentare tutti i protagonisti. Le maggiore, ma quanti giochi! Ecco che passano ancora, coriandoli, bambini, vediamo se riusciamo a trovare altri protagonisti di questo carnevale di Fano. Ecco qua che sta arrivando uno Spider-Man in lontananza, uno Spider-Man che ci saluta, Spider-Man sui passeggini. Ecco, allora facciamo vedere, perché troviamo qua un'altra bimba vestita da? Principessa. La principessa che si chiama? Angelica. Oh, facci vedere veramente quanto sei bella. Vestito bellissimo. Col babbo? Io sono un attimo in borghese. In borghese perché giustamente deve fare il babbo. Abbastanza. E questo è un altro. Allora facci vedere come sguaini la spada. Facci vedere. È un po' emozionato. Allora la prendo io questa spada. Buon carnevale. Ciao.
Andiamo su perché ci dicono che stanno arrivando i nostri amici a quattro zampe. Stanno arrivando i nostri amici a quattro zampe, vediamo se riusciamo a farvi vedere in diretta quanti esemplari ci sono. Chiedo scusa perché qua non è facilissimo districarsi tra Viale Gramsci perché veramente è pienissimo di gente. Piano piano cerchiamo appunto di farci spazio. Sembra che stanno arrivando i nostri amici a quattro zampe. Adesso piano piano ci avviciniamo anche noi. Con questo carro vogliamo ricordare. Nel frattempo vedo arrivare. Vedo arrivare dei passeggini con tanto di bimbi stupendi. Scusate un attimo se vi fermo, perché vediamo allora un Paw Patrol, se non sbaglio, perché Marshall e Paw Patrol, e poi vediamo una Chiappa Fantasmi. Ci fate un bel saluto? Ci fate un bel saluto? Bene, buon carnevale anche a voi. Allora andiamo piano piano a cercare i nostri protagonisti a quattro zampe, vediamo se riusciamo a trovare. Nel frattempo ricordo, colgo l'occasione per ricordare che quando vedete delle persone in pettorina blu che vi vendono i biglietti della lotteria, mi raccomando, contribuite, perché l'abbiamo fatto anche noi prima. E chissà che magari non potete essere voi i vincitori della Opel messa in palio quest'anno. Era proprio. Allora vediamo se stanno arrivando i nostri amici a quattro zampe. Nel frattempo se riusciamo a intervistare qualche altro protagonista, qualche bimbo vestito. Ecco, ne ho trovato uno subito e lo voglio intervistare, perché qua veramente quest'anno il tema varia tantissimo. Ciao, come ti chiami? Matteo Vagina. Ma sei bellissimo, fatti vedere con questa mascherata, con tanto di scudo e di spada. Prendi un po', sfodera la spada, facci vedere. Sfodera la spada. Facci vedere, eccola qua, facci un bel movimento di spada sulla telecamera, bravissimo, ciao, buon carnevale. C'è una bimba bellissima qua, vestita da indiana, ciao, direttamente da? No, io non ho. Direttamente da? Lei è thailandese, io sono di Fano. E non si poteva mancare qualche arrivare di Fano? No. Poi verrà fatto conoscere anche i suoi familiari giù in Thailandia. Benissimo, allora così almeno portiamo il carnevale anche in Thailandia. Benissimo, allora buon carnevale. Grazie. Vediamo un'altra bimba vestita da principessa che merita una bella inquadratura. E vediamo se stanno arrivando i nostri protagonisti a quattro zampe. Loro sono partiti da pochi metri e sotto l'arco dell'Avis passeranno i nostri amici a quattro zampe. Allora, abbiamo trovato un amico a quattro zampe veramente stupendo. Signora, mi scusi, ma abbiamo visto un animaletto stupendo. Stupendo. Allora, dice che tutti gli anni, allora, l'anno scorso era brasiliano, quest'anno? La farfalla, il guinzo, oppure la fatina. Ah, il carne. Allora, il cucciolotto vestito da Winx, perché quest'anno le Winx sono le protagoniste del carnevale. La prossima domenica ci sarà il Winx Club e giustamente il cagnolino che si chiama? Mimi. Mimi non poteva non vestirsi in questo modo. Signora, complimenti per la fantasia. Perché noi qua la pioggia la vogliamo di caramelle e di dolci. Ecco che stanno arrivando finalmente gli amici a quattro zampe. Come vedete, appunto, a tema quest'anno, perché la piccola Mimi era vestita da Winx. Perché domenica prossima, proprio come quest'ora, ci sarà il Winx Club qui in Viale Gramsci. Ecco un altro amico a quattro zampe che l'abbiamo trovato. Allora, come si chiama la padrona e come si chiama il cane? Allora, la padrona si chiama Giorgia perché è la sua. Giorgia, allora. Giorgia, quanti anni? Punte ombre dei nostri carri, bellissimi carri. Invece il cucciolone? Si chiama Sasha. Che razza è? È un abruzzese. Naturalmente vestito a festa perché la sfilata è anche animal friendly. Esatto, esatto. Bene, bene, bene. Allora, buon carnevale degli animali, buon carnevale dei bambini. E andiamo avanti. Vediamo se riusciamo a trovare qualche altro animale. Nel frattempo io vedo palloncini di mascia e orso. Qui i cartoni, come sempre, vanno
vanno tantissimo, vanno per la maggiore coi bambini. E vediamo allora, visto che ci sono, facciamo l'intervista anche un altro, un bel cucciolo grande questo, però è grande grande veramente. Allora, loro hanno provato a scappare, però noi li facciamo uguale. Allora, sapete che questo è il carnevale che è anche animal friendly? Sì, sì, lo sappiamo, siamo venuti giù apposta. Avete per lui. Fatto una bella sfilata con lui che si chiama? Brando. Brando. Quanti anni ha Brando e che razza è? Lui è un pastore tedesco a pelo lungo e c'ha un anno. Bene, bene, bene. Allora, si è divertito Brando? Sembra che... Sì, sì, sì. Voleva andare a comprare i coriandoli? Sì, anche lui. Sì, sì. Benissimo, allora buon carnevale anche a voi. Grazie. Che animal friendly, soprattutto oggi pomeriggio ci si diverte tantissimo, non si può mancare dalle 15 in poi. No, no, noi ci saremo. Bene, bene. Allora, stanno per arrivare i nostri amici a quattro zampe, ma nel frattempo io direi che ci siamo quasi, mancano pochi minuti, dei protagonisti li abbiamo trovati. Io colgo l'occasione, l'avevo detto prima, ecco allora, noi l'abbiamo fatto. E quindi nelle entrate trovate i simpatici biglietti della lotteria, direi che questo comunque è un modo per tentare la fortuna e anche per aiutare soprattutto le tantissime associazioni che trovate appunto nelle porte. Oggi pomeriggio dalle 15 in poi qui su Viale Gramsci comincerà appunto alla grande il Carnevale di Fano e noi abbiamo cercato di così presentarvi quello che è stato il Carnevale dei Bambini, quello che è stato il Carnevale Animal Friendly con i veri protagonisti, perché qua al Carnevale siamo un po' tutti bambini e torniamo tutti indietro con appunto le maschere e con soprattutto alle nostre spalle l'arco d'Augusto. Io direi che possiamo concludere questa diretta, naturalmente ringraziamo dalla regia il direttore Marco Ferri, ringrazio il cameraman Francesco Salvago e Cristiana Guerra che ci hanno aiutato in questa impresa non facile, perché districarsi tra la folla di Viale Gramsci non è semplice. Io vi ringrazio, naturalmente ci vediamo domenica prossima in diretta con il Wings Club, sempre qui di Viale Gramsci, e soprattutto ci vediamo oggi pomeriggio perché saremo tutti al Carnevale di Fano. Grazie a voi che ci avete seguito dal divano di casa e come chiudo sempre, ciao!